Gentili telespettatori, è con piacere che riprendiamo le nostre trasmissioni di Maracanã. Naturalmente in questo nuovo corso ci saranno delle esterne, seguiremo alcuni eventi, una produzione che ritorna, non diciamo a furor di popolo, ma abbiamo avuto tante sollecitazioni e ripartiamo proprio con il nostro consueto salottino. Buonasera e ben ritrovato all'ingegnere Mirai. Buonasera, ci devono scusare per il ritardo, se siamo stati assenti, il direttore era stato molto impegnato. Allora, grazie, ben ritrovato. 3, 2, abbiamo una regia diciamo, molto attenta questa sera, molto precisa, molto puntuale, come sempre. 3, 2, 1. Buonasera a tutti i telespettatori di TV Ibra Cassano e del nostro comprensorio e tutto il popolo di Maracanã che ci segue. Buonasera. Allora, noi naturalmente dobbiamo ringraziare tutti quanti voi telespettatori che avete seguito le repliche, che seguite sempre Telelibera Cassano, e dobbiamo anche parlare di quelli che sono stati gli argomenti che forse hanno fatto più discutere nel corso di questi mesi, in tutto il territorio. Noi come al solito abbracciamo un territorio vasto e poi soprattutto anche una variegata discussione in questo salottino. Ci sono state tantissime polemiche, lo diciamo proprio in apertura, facendo anche i nomi delle case automobilistiche per quello che è successo. Stiamo parlando dell'ingegnere Miraglia, si parla di una lite furente tra l'ingegnere Miraglia e Marchionne. Da qui sarebbe scaturita anche la cessione della sua autovettura, appunto, famosa in tutto il mondo perché è riuscita a partire al primo colpo dopo essere stata sommersa dall'acqua dell'alluvione del dicembre del 2012, se non erro, o 2013. E l'ingegnere è passato ad una Suzuki. Allora, per un fautore del Made in Italy, una bandiera, un economista di spessore, dare tutta questa confidenza ai giapponesi e passare alla Suzuki, lasciando con la mano in bocca un appunto che ha combattuto, se posso fare un paragone, un po' come Giro Bato in Sandokan la vendetta, secondo me è stato un po' indelicato. Meriti un premio per la propaganda che stai facendo la Suzuki, ma è stata solo una necessità. Un caro amico me l'ha prestata perché la mia l'ho sforzata troppo. Dopo 143.000 chilometri la punta ha detto basta, e quindi si è rotto il chip della catena di distribuzione. Ma quindi la lite con Marchionne, no? Assolutamente, io devo congratularmi con Marchionne perché adesso ho la già assunto 1500 e che non ha abbandonato il mercato italiano, non solo, ma ha puntato anche sulle fuoriserie, allora, cioè macchine di tutto riguardo, che glielo disse addirittura la segretaria nel 2006 quando comprai la Punto per complimentarmi. Dico, però non resta con la Punto. La segretaria come si chiamava, per curiosità? Ma non la ricordo, non posso ricordarla. Però la segretaria di Marchionne? Sì, ha detto, glielo riferirò. Ci avete telefonato? Sì, l'ho telefonato. Allora, per complimentarmi. Prima dobbiamo dare un attimo adesso spazio a un altro argomento e a Masso Salandrino. Telegraficamente, poi torneremo e approfondiremo tanti i temi. Il suo indice di gradimento da 1 a 10 sull'operato di Matteo Renzi? 10 lode. E dove lo trovavamo un giovane così svelto? Ieri sera io sul diario ho scritto che Machiavelli ha conquistato la Merkel. Machiavelli disse, per quanto riguarda la politica, che la fortuna è donna e le donne vanno toccate e si danno con i giovani, anche se non l'ha toccato, però la genuflette che l'ha fatta sentire giovane, una trentenne. Vabbè, facciamo uno scambio, intanto dopo spiegheremo il motivo di questa sedia vuota. Allora, la Merkel può rientrare nei canoni di Maestro Salandrino, però visto che stiamo parlando anche, abbiamo appena fatto vedere la sedia vuota, il Presidente della Repubblica sarà della Juve?
Tengo io, non ti scomodare. Cari italiani, reti unificate. Cari italiani, ci troviamo dentro un momento veramente un po' particolare. Primo piano, grazie. Anche nel conclave ancora non si riesce a scegliere il Presidente della Repubblica, quindi tanto di questo materiale umano, che uso sempre questa espressione io, ancora ci prenderanno in giro. Ma io sono per la legalità. Ma dietro i governi democratici ci sono i sottigoverni. E scusate che io uso questa espressione, io sono sempre dalla parte della legge, ma come ci troviamo adesso in Italia, la ricetta l'ho trovato io, sì. Il Presidente della Repubblica Totò Riina, il Presidente del Consiglio Don Raffaello Cutolo, perché come ci troviamo adesso, bisogna ammetterle che ci troviamo dentro uno sfacelo che tutti si arriva a essere un'ala democratica della nuova camorra organizzata. Allora l'unica alternativa per vedere un po', e io penserei che la metterebbero a posto dopo un anno Italia questi personaggi, e sai perché? Perché toglierebbero il PIL, toglierebbero lo spread, metterebbero lavoro, ecco, e ne sono convinto. E com'è che si deve fare? L'unica alternativa che ci è rimasta è questa ricetta. Allora, noi naturalmente rispettiamo tutti i punti di vista, però noi siamo non bipartisan ma tripartisan, quindi parola anche all'ingegnere Miraglio su questo argomento, anche se io però una postilla ce la vorrei mettere. Allora, sono considerazioni che noi abbiamo ascoltato in silenzio, senza interrompere, quindi ci mancherebbe altro. Però obiettivamente l'ingegnere Miraglio secondo me ha delle idee diverse. Ora però volevo anche puntualizzare un aspetto. Noi come città di Corigliano, come territorio, stiamo facendo il possibile, perché in termini di mala amministrazione credo che siamo sempre ad altissimi livelli. Però come dobbiamo fare, su quale città, su quale territorio dobbiamo puntare per ritornare in testa come nazione per quello che riguarda la corruzione? Perché c'è stato il sorpasso della Bulgaria negli scorsi mesi che mi ha lasciato davvero con l'amaro in bocca. Non siamo più la nazione più corrotta d'Europa. Dobbiamo ritornare in testa. Quale ricetta? La ricetta è Raffaele Cantone alla presidenza della Repubblica, un uomo intelligente di buonsenso. Tengo io. E disse in un'intervista: non possiamo illuderci che la corruzione finisca, ma contenerla sì è possibile, perché c'è tanta gente onesta, piena di buona volontà, che... Però la regia qui, gente onesta, tac, Tommaso Sandri. E allora, no, addirittura, per come si sta comportando l'esport, paesi e funzionari di paesi dell'Unione Europea sono andati lì per copiarci. Finalmente, quando ho letto questo, guarda, Matte, ti dico che mi ha fatto tanto piacere. Ma perché è invece qui in questo meraviglioso paese che e Corigliano Calabro succedono tutte queste cose? Perché quando io lavoravo con quella trattoria, pizzeria sul lungomare, erano segnalate le persone poco buone come le erbe cattive, per cui ecco che non si riesce a distruggerle le erbe, perché l'ha fatto la natura. Ma nella società civile, nel ceto medio, molte volte mi trovo ad affrontare delle discussioni che si rimpiangono dei locali, ossia delle organizzazioni criminali ben definite. Perché adesso tutto questo grigio che c'è, ma secondo alcuni può essere addirittura, guarda, più deleterio. Ma poi piangi il cuore, ma i padri hanno fatto tanto per farli studiare, farli diventare professionisti, ma che bene fate di questi soldi? Ma perché, insomma, perché dovete operare in questo modo? Perché, insomma, non c'è ingegner, scusate un attimo, da 1 a 10 questa amministrazione, l'amministrazione di Corigliano? Guarda, l'amministrazione di Corigliano è quella che è il nostro tessuto sociale,
E perché sta parlando da Acrese adesso, perché insomma, perché poi è l'espressione dei cittadini, insomma, addirittura, che chiedono, non fanno, ecco. Allora ognuno di noi dovrebbe operare al meglio, ecco, perché una gli esempi, ci vogliono gli esempi, però che forse mancano. Che quello, non forse mancano, ma sono tutti, ma tutti esempi negativi, insomma, ma dove? Ma 144 persone indagate, dei professionisti bravissimi, non faccio i nomi. Ingegnere, scusate un attimo. Ma questo moralizzatore chiamato Oliverio ha fatto tipo quando la Juve ha voluto sostituire Platini e ha comprato Magrin. Guarda, la mia opinione è che Oliverio è un pochettino, è politica, ma si addice un po' che un po' furbetto, perché c'ha tutte le carte in regola, ha fatto una squadra proprio adatta al sistema, perché lui vuole dominare la scena, non vuole opposizione, che uno tra i suoi gli posso dire no, quindi l'ha amalgamato tutto. Come dice lui, bisogna fare. Speriamo adesso. Allora, io volevo però coinvolgere Mastro Salandrino, visto che comunque è sempre stato un difensore del centro storico di Corigliano, una persona molto appassionata, che ama la sua città, un po' come noi, che credo che sia opportuno sapere il suo punto di vista su quella che potrebbe essere non un'unione, ma una fusione con la città di Rossano. Noi ce ne siamo occupati spesso, abbiamo anche dato diciamo, il nostro punto di vista, abbiamo cercato di analizzare quelli che potrebbero essere gli scenari futuri con i vantaggi. E naturalmente nessuno, neanche il più stupido, può mettere in discussione quello che è la storia delle due città, perché non è che andiamo a cancellare qualcosa. Allora, partiamo da un presupposto: noi siamo in eccellenza e loro sono in promozione. Però, a parte questo, lei cosa pensa di questa fusione? Quando io svolgevo la mia attività nel mio cantiere, sentivo tanti di quei politici che qualcuno più intelligente, di un grado di cultura in più, vedeva già allora di una fusione tra Rossano e Corigliano. E poi sentivo ad altri parlare. Quelle che mettevano sempre il bastone tra le ruote in queste due città era sempre la nostra provincia Cosenza. Poche ci pensa Cosenza. Ma invece si è ritornati che questa nuova leva, questa nuova gioventù ha capito, perché noi siamo i più ricchi paesi della Calabria e facendo una fusione ci sarebbe tanto da guadagnare. Ma ci sono alcuni nostalgici politici, gente di un arrivato da culture, che gli piacerebbe ancora di mantenere il lenzuolo al patire, il lenzuolo al patire, perché il sova se lo dovrebbero prendere solo loro e non noi, e poi la rifinano, poi a noi allora. Queste sono le battute che io sentivo parlare ai miei maestri, noi quelli del Trave, che facendo una casa hanno fatto più larghi i muri, non andava quella, allora i rossanesi ci spottavano per il Trave, l'abbiamo messo in acqua battendoci che si allungava, ma allora il famoso lenzuolo. Mo si è arrivati che questa nuova leva ha capito un po', speriamo che, ma che non ci fosse una gente che la farebbero troppo filosofica, difficile questa fusione. Ci sarebbe sempre da guadagnare tra Corigliano e Rossano, e io spero e mi auguro che si fa questa nuova provincia. Allora, noi arrivati a questo punto, ingegnere, dobbiamo anche sentire quello che lei può pensare di questa possibile fusione Corigliano-Rossano. A me sembra che anche solo parlarne denoti una pochezza, perché il territorio è già talmente vasto, cioè chi parla e parla di Orticelli significa che ne ha viaggiato, ne ha un'apertura mentale, ne ha letto con frequenza un libro, perché noi non è che siamo circondati o siamo prigionieri, siamo cittadini di un territorio, dobbiamo dare buoni esempi dal punto di vista umano, professionale, per quello che riusciamo a fare. C'è chi sbaglia, chi non sbaglia, ma non è che siamo etichettati, io sono di Corigliano, lei è di Acri, Mastro Salandrino è di Corigliano Paese, perché se no parliamo quelle di Schiavonea, quelle di... Invece no, noi siamo cittadini di questo territorio, non se ne discute troppo. Vedi,
se ne discute troppo senza concludere. Che quello è il problema. La fusione è un fatto molto importante, non solo, ma con le nuove tecnologie, no? Non si concepisce più, non si concepisce più la provincia, la regione. Perché? Oh, Giuseppe, abbiamo una cosa. Perché tu con un computer ti colleghi col mondo. Però non inteso come mondonico. Però il soggetto operativo, no? L'istituzione del comune, no? Come disse Renzi, è il perno, cioè Montecitorio o governo, comune. Ma anche l'INPS, quelli si lamentano che dici che l'INPS, ma adesso tutto sta. Il problema è dove mettere tutti questi impiegati. Cioè, quelli che sono vicini all'età pensionabile, e allora, ma da qui a 15 anni si cambia tutto, tutto il rapporto, quindi la fusione, no? Che ben venga e che possano, no, amministrare, governare politici e tecnici intelligenti che possano guardare al futuro, perché tante cose, no, binomi non servono. Non ingegnere, mi può dare un giudizio su come è stata, come si sta sviluppando il territorio dal punto di vista, per esempio, della manutenzione delle strade, dal punto di vista del turismo, l'autorità, come ci stanno rappresentando? Senti, purtroppo è negativo, perché quando non si rispettano le regole che si vogliono favorire altre persone, Tizio e Caio, e Zambrotto, allora non vanno bene le cose, vanno lente. Invece adesso l'esport, che lo davano per finito in mano sulle Candone, in mano a Candone, organizzato e circondato, e nella provincia di Cosenza, ci basta Candone, ci sono pure i fucili. Senti, ma ci sono pure delle persone oneste, ma vengono emarginate, perché dici, ma tu sei cretino, dici che, perché quindi l'onesto è cretino, l'onesto è cretino, perché l'altro è la furberia. Ma lei c'è stato, dici che vieni, che fai. Ma tu non hai, allora, fatto. In caso, scusa. Che dice? No, ingegnere, noi entriamo in un fatto fresco. Allora, adesso, visto che stavamo parlando di disonestà, credo che sia opportuno a questo punto, prima di coinvolgere il nostro ospite che è appena arrivato da Montecitorio, credo che sia opportuno coinvolgere Maestro Salandrino sulla disonestà intellettuale. C'è poco da stare allegri, ma cit, almeno in Italia state. Un fuori gioco, 20 centimetri, 30 centimetri, però diciamo che bene o male. La risposta sarebbe sportivo o politica, mister Avvocato Junior, conduttore di questa trasmissione. Dunque, a livello politico sarebbe che adesso la Grecia ha capito bene il comportamento della Merkel. No, Mo Marino, come si chiama il presidente? Dunque, Mo Marino, il presidente, Mo Ma... no, il presidente greco, c'è un nome così, mi spugno. Dispari? No, cioè, c'è come... Alex T. Sipra. Ecco, è molto difficile, è una parola greca. È acritano, però, sarebbe. Però l'unica alternativa che Sipras. Mi piace, l'unica alternativa. Una collega che ha 40 anni e hanno due figli. Poi parliamo del PIL. A un certo momento, a un certo momento ha capito come stanno le cose. Dunque, da ieri se. Tanto di rispetto al popolo ebraico c'è stata tanto di rispetto al popolo ebraico c'è stata la Shoah, che bisogna ricordare alla memoria. Ma per dire la risposta ai tedeschi, allora hanno fatto la Shoah a livello umano, ma come ci troviamo adesso la vogliono fare economicamente, sembra una Shoah a livello economico, perché loro prendono tutto, vogliono gestire tutto. E mi è piaciuto la domanda Grecia. Ovviamente era quella la Grecia, di un giudizio su Allegri. Mi è piaciuta la Grecia che ha dimostrato di essere, che io il conto con voi noi dobbiamo riandare, dobbiamo partire 0-0 e palla al centro, poi incominciamo, c'è Matteo Renzi,
che la risposta, se non ce la può dare Matteo Renzi, ce la può dare Matteo Salvini o Matteo Monti. Ecco qua, allora, hanno fatto buono. Comunque, allora, a questo punto credo che sia doveroso coinvolgere Giuseppe De Simone. Perché comunque, comunque, allora, io credo quello che devo dire è che c'è una critica e un complimento. Prima la critica: guida troppo piano, ed è stato uno dei pochi clienti che abbiamo avuto nel nostro studio che è stato multato per una velocità inferiore a quella consentita minima. Praticamente lui, anche se si trova su delle superstrade, autostrade, anche se è completamente libera, la strada non supera mai 40 km orari. Questo un po' è un limite, però insomma speriamo che possa migliorare nel tempo. A proposito di questo limite, no, ma adesso quella dice quella tratta, dice, no, da Ferramonte fino al cimitero, saluto a noi di Tarsia, no, 30 all'ora, ma come è possibile che uno vada 30 all'ora? Ma dico, mi ha detto poi un amico che stiamo, martedì siamo andati a Cosenza per la festa, per la manifestazione, poi siamo fermati. Dici, manifestazione che? La Shoah. Giorno della memoria, che legge martedì. dal 2000 legge. Ed è stato Furio Colombo che l'ha proposto e poi è diventato legge, eccetera, che è tanto significativa e importante, ma non tanto per il mondo, ma per la libertà, perché gli ebrei purtroppo c'è la libertà, ce l'hanno nel sangue, dovunque vanno, insomma, lottano per essere liberi. Però... scusate un attimo che devo coinvolgere. No, devo coinvolgere. Io non vengo più. Buonasera a tutti. Io non vengo più. È un minuto, sono qui da mezz'ora. Sì, ma... no, vabbè, ma dai, ma guarda. Scusa, insomma. Ho preso la. Questo è stato il ringraziamento. Allora, ingegnere, 30 all'ora sulla nostra superstrada qui, se lei va a 30 all'ora, rischia di ricevere una multa di 500 euro per le donnine allegre. Perché pensano che le rallenti per le donnine. Quindi sulla nostra 106 lei deve andare almeno a 140 all'ora. Con l'IVA al 22. Con l'IVA al 22. Allora, adesso andiamo alla questione. Prodi, è Mattarella, ma c'è Marco Salandini. quindi questo è, cioè, questo è quello che tu hai ascoltato adesso a Montecitorio. Sì, ma sì. Allora, innanzitutto, quando ci hai messo con la macchina da Montecitorio agli studi di Maracanã? Tre ore e mezza, ma perché era discesa? Mo adesso, folle. Ecco. È vero o non è vero che la Finocchiaro ha detto no c'è il maestro, la Gelmini no c'è il maestro, è nelle grazie la Boschi... dei 5 stelle, e questo è uno scoop, quindi pure a Boschi, quindi 5 stelle Mastro San Andrea, 5 stelle la Finocchiaro Berma Rossa Corigliano Schiavone, Corigliano Schiavone, Marina di Schiavone, tutto a Mastro Salandri. Allora no, allora a questo punto no, il ministro Boschi, aspetta, microfono, dai la parola. Sei emozionato che se vai a 30 all'ora. Buongiorno, io letto che c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che si possono pagare le prostitute a rate. No, che un finanziamento è, hanno è un messo illecito il che commettono, possono fermarsi, parlarci e portarlo pure in macchina. Non è proibito, perché e l'ho portato l'articolo anche 2 anni fa, quando il sindaco emanò una circolare, allora credo che l'abbia letta, e quindi della circolare poi non se n'è fatta niente. Ma perché se no adesso, per esempio, una persona lì. Quindi si possono portare anche in macchina, e come magari noi, a fare un giro. Perché più. No, aspetta.
Perché è più pericoloso adesso? Perché adesso, siccome uno non si può fermare con la macchina, loro che fanno? Api al volo. No, le ragazze anche hanno la macchina e fanno avanti e indietro, quindi tu ci parli e ti ci devi affiancare. Certo. E quindi quando parlano e quando si contratta, loro si affiancano, no? Certe volte uno per guardare là dentro la macchina, pom, va a sbattare una parte. Allora, maestro Sandrino, lei adesso si è rifatto dall'emozione. Allora, si aspettava l'appoggio dei 5 Stelle e poi, soprattutto, è lei che appoggia i 5 Stelle o i 5 Stelle che l'appoggia? Ma la vostra coscienza sarà... Lascia a voi decidere. Tu ci manchiamo. Lascia a voi decidere. Dunque, ah, cravatta bianca e blu. No, è bianco nero. Bianco e blu. Comunque... cerchiamo di ragionare come era, ma se poi vogliono fare, diciamo, una sceneggiata, io mi trovo. Dunque, il discorso è questo: il fattore della 106 sul fatto del PIL è successo a un amico mio, un fatto vero, credetemi, un fatto vero. Grillo, gallo, cavallo, gallino. Ha avuto dei problemi alla prostata, si è fatto un intervento a Bari, cose. Poi dopo 2 o 3 mesi, questo qui, e gli faceva sempre di urinare. Non ce la faceva, questo è un fatto vero, ma senza che uno può ridere dopo. Allora poveretto, ha acceso la freccia, e si è messa a un angolo, va dentro una scarpata e si è messa ad urinare. Lì si ce la fa sempre qualche battone, che la maniera, la poesia di dietro, la